l'atto finale degli internazionali d'Italia EICMA Super Mare Cross 2022. È il 1° novembre e siamo ancora a Giardini Naxos, in provincia di Messina, sulla stessa spiaggia di Pietre Nere che aveva ospitato il 5° e penultimo round 2 giorni prima. Reduci dai problemi provocati dall'assenza di mareggiate che ha lasciato la spiaggia esageratamente secca, gli uomini del motoclub Taormina New impiegano tutta la giornata di pausa a cercare di risolvere questa situazione estrema mai verificatasi prima. Alla fine, bagnando la sabbia e con un taglio mirato del punto più polveroso della pista, le cose migliorano e si può procedere con il programma integrale della giornata. Pista che, tra l'altro, viene invertita nel senso di marcia. Una soluzione già adottata in passato a Giardini Naxos e che viene riproposta anche stavolta per dare ai piloti la possibilità di correre su due tracciati completamente diversi, sebbene nella stessa location. Cominciamo come di consueto con la MX1 e la notizia più importante è che manca Manfredi Caruso. Il rivale di Giovanni Bertuccelli per il titolo ha subito un altro infortunio nella gara di domenica e ha alzato bandiera bianca. Bertuccelli quindi parte già sicuro del titolo, ma vuole onorare la gara e inizia subito ad allungare. Alle sue spalle c'è Danilo Amodeo con Mattia Ricca al terzo posto e poi i duellanti per il titolo della 302 tempi, Carmelo Ferla e Jimmy De Nicola, poi ancora Luciano Blanchi e Antonio Mancuso in rimonta dopo una caduta. Bertuccelli fa gara a sé, come detto vuole festeggiare il titolo che è già sicuro con una grande prestazione. Dietro di lui resta solo anche Amodeo, mentre è più vivace la situazione al terzo posto con Mancuso che continua il suo recupero e qui lo vediamo sorpassare Ricca, a sua volta attaccato e superato poco dopo anche da Ferla e De Nicola. Questi due, che come detto si giocano il titolo della 300, continuano a duellare, ma alla fine è De Nicola ad avere la meglio. Arrivo in solitaria e in impennata per Giovanni Bertuccelli. Seconda manche e Bertuccelli riparte davanti a tutti con Mancuso e De Nicola che gli curvano dietro, mentre resta a terra Danilo Amodeo, uno dei grandi protagonisti della prima manche, che quindi sarà costretto a una gara in rimonta. Giro dopo giro si ripete l'assolo di Giovanni Bertuccelli, che oggi non ha veramente avversari in grado di impensierirlo. Alle sue spalle all'inizio almeno ci prova Antonio Mancuso a tenere il ritmo. Non è al meglio della forma però il messinese, ma ha deciso di usare il Super Mare Cross per prepararsi alla prossima carriera nel mondo dei ride. Jimmy De Nicola è terzo, ma Danilo Amodeo ormai l'ha raggiunto e lo supera anche in breve tempo. De Nicola comunque può accontentarsi perché Carmelo Ferla è caduto al via ed è stato costretto al ritiro, perdendo ogni speranza di contendere il titolo a De Nicola. Giovanni Bertuccelli saluta il pubblico e va a vincere. Ormai c'è un'ipoteca totale assoluta sul suo ennesimo titolo Super Mare Cross. Super campione e Jimmy De Nicola sbaglia tutto e si ribalta sul cancelletto mentre Bertuccelli è di nuovo perfetto e curva davanti a Mancuso e Aricò. Dunque battute iniziali con Bertuccelli, Mancuso, Aricò, poi c'è Zanosch, Ricca e Matteo Del Coco, il campione della MX2. Ultima manche stagionale a tutto gas per Giovanni Bertuccelli che vuole davanti al suo pubblico festeggiare, come detto, il 14° titolo italiano e internazionale della carriera. Antonio Mancuso è secondo, ma viene avvicinato da Matteo Del Coco, il campione della MX2 che si distingue sempre molto bene anche nel confronto con le 4.50, infatti anche stavolta riesce a superare Mancuso, quindi si prende la piazza d'onore. Danilo Amodeo col numero 71 è al quarto posto, quindi altra buona gara per il pilota siciliano, mentre al quinto posto c'è Noel Zanosch, 716 il suo numero, con la piccola 125. Arrivo ad andatura da parata con maglia tricolore celebrativa per Giovanni Bertuccelli, di nuovo campione del Super Mare Cross, con il consueto spettacolo dei fuochi d'artificio che saluta l'arrivo dell'ultima supercampione dell'anno e anche stavolta, come ormai da tantissimo tempo, celebra Giovanni Bertuccelli. Podio di giornata per Bertuccelli davanti a Mancuso e Amodeo, mentre in campionato Bertuccelli è primo, con Mancuso assente secondo e De Nicola terzo.
Sì, dai, è stata appunto una stagione molto impegnativa a livello costruttivo anche per la mia scuola e purtroppo le troppe trasferte non mi permettevano, ecco, di allenarmi come giusto sia, quindi ho fatto a meno di presentarmi al Pestigi, però la sabbia, essendo casa mia tra virgolette, perché mi piace molto il terreno, e sono stato presente alle prime tappe, purtroppo qualche inconveniente durante la tappa, una tappa, e però dai, tra la penultima e l'ultima prova di oggi ho dato il mio massimo perché volevo comunque vincere sempre in casa. Prossimo anno, ecco, no, sarò sempre in pista, ovviamente sempre salve complicazioni di impegni, però comunque sì, ecco, ancora c'è il sangue, diciamo, che vuole gareggiare. De Nicola si rifà nella 300 dove vince la giornata davanti a Blanchi e Cicciarella, e in campionato invece il numero 116 è campione con Ferla secondo e Blanchi terzo. Nella classifica over 40, successo di giornata di Borselli davanti a Vizzari, Vizzari che però è il campione, di Luce secondo e terzo Borselli. Sono contento, ci diamo un 9 perché siamo partiti lenti e abbiamo piano recuperato. Giudizio di quest'anno, di questa gara, scusa? Beh, una bella gara, mi sono divertito, l'importante è quello, dai. Prima ti ho interrotto, scusa, mi stavi dicendo che è stata la stagione? Ah, una bellissima stagione, lunga, e più o meno ho partecipato a tutte le gare, quindi ci siamo divertiti, bene così. Bello il duello con Ferla oggi, soprattutto nella prima manche. Sì, bello il duello, poi lui ha avuto più sfortuna nella seconda, spero stia bene e niente, magari in futuro ci rifaremo. Le immagini della MX2 nella prima manche, la traiettoria buona la trova Michele Palumbo con Del Coco, Palombini e Sadowski lì dietro. Ben presto però Palumbo commette un errore mentre Matteo Del Coco passa al comando e inizia ad allungare. Ha già vinto il titolo domenica, lo ricordiamo, ma oggi vuole onorare questa sua stagione, ennesima stagione da campione del Super Mare Cross. Dietro invece Palombini e Sadowski combattono per la seconda posizione in giornata e in campionato. Sadowski cade e si ritrova dietro a Eros Aricò, ma in poco tempo ritorna sotto e nel finale sferra l'attacco. L'attacco decisivo arriva sui salti della battigia dove Sadowski affianca Palombini e poi completa il sorpasso nella doppia curva successiva e quindi si prende la seconda posizione. Tutto tranquillo invece per Matteo Del Coco che con grande vantaggio evita un doppiato caduto proprio all'ultima curva e va a vincere in solitaria questa prima manche. Dietro invece arrivo in volata tra Sadowski e Palombini che prova a reagire ma non riesce a riprendere la seconda posizione al pilota marchigiano. Seconda manche è ancora Michele Palumbo a curvare davanti a tutti, un vero specialista delle partenze questo pilota, con Del Coco e Bianchi alle sue spalle. Palumbo resiste in testa per un giro abbondante, poi però Del Coco porta il suo attacco e gli strappa la prima posizione con Palombini subito dietro. A questo punto quindi Del Coco primo, Palombini secondo e Palumbo che viene pressato da Sadowski e Aricò. Del Coco in questa seconda manche non riesce a scappare come successo nella prima. Palombini infatti gli sta attaccato con grinta senza dargli respiro. Poco più dietro, al terzo posto, si è portato Sadowski che però non riesce a recuperare terreno sui primi due. Giri finali con Del Coco che riesce finalmente ad allungare un po' mentre Palombini finisce a terra e riparte dietro a Sadowski che a questo punto quindi ha la seconda posizione di campionato in tasca. Del Coco vince la manche con Sadowski che termina secondo e Palombini terzo, lo stesso ordine di manche della prima gara. Sul podio di giornata Del Coco precede Sadowski e Palombini e queste posizioni sono le medesime della classifica finale di campionato di questa MX2 del Super Mare Cross 2022. La over 40 di giornata invece premia Ricca davanti a Cicciarella e Parla. In campionato vince Parla con Ricca secondo e Milani terzo. Sì, sì, continuo comunque gli allenamenti anche sulla sabbia nonostante ho fatto il campionato enduro. Sì, sì, è andata anche bene. Finale di stagione, un po' diciamo la disabitudine al motocross si è un po' fatta sentire o questi ragazzi cominciano ad andare sempre più forte? Un po' sì, anche un piccolo infortunio in una gara enduro
non mi ha fatto allenare bene, diciamo così, ho fatto 2 mesi di stop, però ce l'ho fatta lo stesso, dai. Senti, il bilancio di questa tua stagione, comunque nuovo titolo, l'anno prossimo ci sarai? Sì, sì, certo, cercherò di esserci, anche se diamo la precedenza all'enduro. 125, la gara più attesa per l'assegnazione del titolo. Alfio Pulvirenti e Noel Zanos alla prima curva. Pulvirenti gira interno e ala meglio, e la tabella rossa e il suo rivale ungherese iniziano subito a scappare via. E Pulvirenti, nonostante spinga al massimo, non riesce a scrollarsi di dosso Zanos, che lo insegue staccato di pochi punti in campionato e quindi vuole provare fino alla fine il colpaccio. Pierpaolo Mosca è terzo con Simone D'Agata e Andrea Roberti dietro. Roberti, che dopo aver vinto domenica il titolo del minicross, oggi corre in 125 ed è già in lotta per il podio. Il terzetto procede così con Mosca sempre a fare la locomotiva, D'Agata e Roberti però subito dietro. Passano i giri e Pulvirenti e Zanos proseguono la loro battaglia di nervi. È così che si gioca il titolo della 125 quest'anno. Dietro ancora Mosca, che tiene duro con Roberti, che adesso lo insegue mentre Simone D'Agata rallenta per problemi alla moto. Nel finale Pulvirenti riesce finalmente a staccare un po' Zanos e va a vincere la manche, un successo importantissimo come detto in chiave campionato. Gara 2, partenza eccezionale di Noel Zanos, che dopo la prima curva ha già diversi metri di vantaggio su D'Agata, Roberti e il resto del gruppo, ma Pulvirenti si fa largo in fretta e inizia subito a tallonare l'ungherese. Zanos però resiste, non commette errori e si tiene dietro il talento di Catania per diversi giri. Al terzo posto c'è Andrea Roberti con D'Agata e Utek che cercando di restargli vicino, ma Roberti li agevola in questo obiettivo con una caduta che gli fa perdere diverse posizioni. Nel frattempo davanti Noel Zanos è ancora in testa. Pulvirenti però è diventato la sua ombra. Lo affianca sul rettilineo del traguardo e subito dopo completa il sorpasso. Ora il siciliano può fare il ritmo e Zanos non riesce a replicare. D'Agata invece è passato terzo con Gennaro Utek, anche lui alle prime uscite sulla 125 che gli sta incollato, e poi riesce a passare. D'Agata invece difende coi denti la quarta posizione nella sfida con Roberti. Davanti a questi piloti però Alfio Pulvirenti ha preso il largo e arriva al traguardo da vincitore indiscusso e campione di questo Super Mare Cross 125. Sul podio di giornata siciliano malaziale d'adozione precede Zanos e Mosca, mentre in campionato vince davanti a Zanos e D'Agata. Pulvirenti, complimenti, una stagione bellissima. Grazie mille per i complimenti, quest'anno sì è stata una vera grandissima battaglia con il mio rivale Noel Zanos e sì, alla fine del campionato siamo riusciti a portarci questa grande vittoria dopo tanti anni. Ringrazio il team manager Simone Paolucci, il mio super allenatore e felice compagnone. Senti, c'è stato un momento in cui hai pensato che forse si metteva scura? Sì, però ci ho messo tutto quello che potevo e ci sono riuscito. Impressioni con tutto questo pubblico a bordo pista che ti faceva il tifo? Lo sentivi? Lo vedevi? Sì, si sentiva. Essendo a casa, veramente è un onore gareggiare per tutte queste persone e per me stesso. Minicross manca, come abbiamo visto, il campione Andrea Roberti, che ha corso in 125, e prova ad approfittarne Samuele Piredda, che precede il fratello Mattia e Luca Colonnelli. Samuele Piredda dunque prova la fuga, ma Colonnelli gli sta addosso con l'altro Piredda Mattia poco più indietro, quindi un laziale in mezzo a due sardi, ma Colonnelli vuole cambiare l'ordine e passa al comando. La battaglia però è bellissima, Colonnelli e i due Piredda proseguono incollati per diversi giri e continuano a duellare, dando l'impressione che da un momento all'altro possa verificarsi l'episodio, il momento chiave della gara. Guardate che salto di Colonnelli, ma non sono da meno i due sardi, i due fratelli Piredda. E piano piano però alla festa si aggiunge anche Giacomo Argenterio, che quindi vuole inserirsi nella lotta per la vittoria. Mattia Piredda esce di scena, cade nel tentativo di attaccare il fratello e rimane attardato. All'arrivo la vittoria va a Colonnelli con Samuele Piredda che batte in volata invece un arrembante Argenterio. Seconda manche, Colonnelli subito davanti con
Dario Caserta che è secondo e Mattia Piredda terzo. La situazione dopo ovviamente le fasi convulse delle prime curve si risolve con Mattia Piredda che si lancia in uno spettacolare attacco su Colonnelli che dal canto suo cerca di tenere duro, ma il pilota sardo col numero 8 ha la meglio e passa al comando. Terzo è Caserta con Amali che fa un numero da circo per restare in piedi e tenersi dietro Samuele Piredda e Argenterio. Samuele Piredda però è lanciato e anche lui sul salto della battigia supera Caserta conquistando così il terzo posto. Davanti invece, dopo qualche giro di relativa calma, Luca Colonnelli torna all'attacco di Mattia Piredda e in poco tempo si riporta al comando con Piredda che non riesce a replicare. Suo fratello Samuele è terzo e si difende dagli attacchi di Argenterio che ancora una volta tenta negli ultimi giri di superare Samuele Piredda come in gara 1. Luca Colonnelli invece di nuovo primo anche in questa seconda manche dopo aver vinto la prima e con questi punti riesce a concludere il Super Mario Cross con una doppietta, a vincere l'assoluta di giornata davanti a Samuele e Mattia Piredda, Argenterio e Ruscito, con Christian Amali che invece vince la giornata della Junior davanti a Cinque Mani. In campionato medaglia d'oro per Andrea Roberti con Colonnelli che strappa la seconda posizione a Nicolò Mannini terzo. Sì, sono veramente contento, volevo ringraziare Daniele e Giuliano Pardi e niente, ci vediamo il prossimo anno. Senti, come hai vissuto questa stagione in cui sei passato un po' 125, un po' 85 e anche oggi hai corso con col 125, quindi hai fatto un po' di qua e di là, è stato un problema? No, no, non è stato un problema, anzi mi sono divertito oggi. E ieri, domenica penso anche di più che hai vinto. Sì, domenica mi sono divertito ancora di più perché ho vinto. Bene, programmi per il prossimo anno? Prossimo anno correremo al campionato italiano junior, qualche gara del prestige e poi si vedrà. Ed eccoli sul podio i campioni 2022 degli internazionali d'Italia ECMA Super Mare Cross, una stagione emozionante chiusa in una terra, la Sicilia, che ama questo campionato in modo viscerale, lo testimoniano gli sforzi fatti ogni anno dagli organizzatori e la grande presenza di pubblico. E anche per FX Action Group è la fine della stagione, da febbraio a novembre ben 43 gare, ma ora un po' di riposo e poi si può ripartire con ancora più entusiasmo per il 2023.